Va bene, comunque, allora facciamo il nostro Nasus Full CD che vogliamo fare più stack possibili. Grazie, No, Nusman. cugino, continua ad essere quello che sei e non cambiare per un paio di persone che vogliono flammarti a caso. Anzi, io ho molto apprezzato il tuo passaggio alle normali. Così hai dato un segnale forte e ti stimo se possibile ancora di più. Infatti, Museman, io ho fatto un passaggio alle normali proprio per questo, perché la gente diceva sempre: vabbè, però in ranked, in iron, in bronzo, così è facile giocare, poi rovini l'esperienza agli altri giocatori. Benissimo, l'ho detto. Visto che comunque sono uno che, cioè, è una critica costruttiva, ci sta. Io comunque per anni ho lo stesso continuato a fare le mie ranked in iron e in bronzo, poi ho detto, alla fine, cosa cambia in normal? Niente. Anzi, magari trovi anche gente più forte. Infatti, nel game di prima i nemici erano veramente molto più bravi della mia squadra. E spero che anche in questa siano così, cosa potrò farmare. Però non cambia assolutamente niente. E quindi ho detto, facciamo questa cosa, proviamo, vediamo come va. E per ora è andata bene. Mi sto divertendo di più. Sono dei bei contest, ci divertiamo. Non male. Allora, qua ci mettiamo assolutamente questo. Questo per il late, perché sicuramente arriveremo a fare tanto. Non penso che qua mi serva nulla. Potrebbe servirvi il Conqueror. Nemici che buildano tanta vita ce ne abbiamo. Sì, però. Proviamo così. Abbiamo 8 di CD da questo, più 10, quindi abbiamo già 18 da qua, vediamo. Oh, sto pensando, forse questo per correre di più tra i cespugli così farmo meglio? Non lo so se può essere una buona idea. Facciamo Benvenuti nella landa degli evocatori. questo, che sennò non so come slugare la gente. Vai, un po' di aiuto lo abbiamo. Grazie pelle del follo, ragazzi. Scusate per tutte queste discussioni a tutti quanti. 30 È secondi stato un alla po' di generazione dei movimento. minion. Ora torniamo a noi e facciamo la nostra 2000 stack challenge. Speriamo di avere contro la gente forte. Porca puttana, abbiamo Aurelion. Quindi, se noi vogliamo arrivare a 2000 stack, Aurelion pure scalerà molto. Quindi potrebbe essere un problema. Di solito non parlo mai degli altri utenti, ma ragazzi, per favore, evitate di cringeare così. Alla fine, Cugino è un signor streamer, e mi permetto di dirlo. Può capitare che ci siano momenti no dello stream o dello streamer stesso, ma il fatto che aspettiate che succeda una cosa del genere per tirare fuori la Grande vostra capacità illuminazione. da leone da tastiera è qualcosa da persone non con capacità alla Trenitalia. Mutatemi pure se lo merito e scusatemi, non ti preoccupare, Greywolf. Hai scritto una cosa molto saggia. Devi essere te stesso, penso che comunque sei uno dei pochi streamer che, almeno da quel che sembra, non si è creato un personaggio per farsi piacere agli altri. Mostri solo la tua bontà, quindi va bene così. La gente avrà sempre da ridire, purtroppo. Ecco perché non devi dare molta importanza al chat, perché sono questi messaggi che ti entrano. Grazie, ragazzi, va bene. Purtroppo non vi riesco a leggere tutti, però vi ringrazio per tutte le belle parole. Finitiamo di bene davvero, ci sono stati brutti momenti e tu mi hai sempre fatto sorridere, anche quando sono così stanca da non sopportare niente. Io non so se 7 secondi. Ok, forse così dovrei ucciderlo. 102, ok, facciamo 102 di danno con la nostra Q. Qua facciamo 122, però sappiamo che è un fake, nel senso che aveva la E sotto, quindi aspettiamo che sia meno di 100. Tac, 116, perfetto. Quindi il prossimo è 119 in teoria. Tanto loro non hanno, che un pochino c'hanno. In realtà qua posso lassettare i piccolini. We have one half, che chi è? Ma vediamo. Ok. Ovviamente due punti sulla Q e si va. Non ho capito dove stava a finire. Il problema è che tu non hai bannato definitivamente. Gli hai detto di fare penta con i campioni. Infatti, Gabriel, non ho capito neanche io dove stava il problema. Forse magari per quello che gli avevo detto prima, perché prima di bannarlo ovviamente gli avevo risposto. Però intanto quella persona si stava comportando decisamente peggio. Avevo tutto il diritto di insultarla e di dirgli le cose che gli ho detto, perché veramente stava cercando ogni singola scusa per di sminuire magari, non so, le mie challenge o quello che è, non ho idea. Sì, ne messo in pace, ci sta. Hello Yasuo. Yasuo è ancora qui. Ok. Oh, ma che cazzo ci fa Leona mid?
Aspetta, aspetta, che quello è bello. Ah no. Aspetta però qualcuno qui. Ma lui è il 4, mannaggia, lui fa i campi più veloce. Ah, ma sta gankando, io vado top. Eh no. Non vado top così. Vabbè, niente, farmiamo ragazzi, sennò non facciamo le stack. Tanto qua per ora è abbastanza useless aiutare. Questo ce lo prendiamo. 230 circa. Qua riusciamo a farne uno. Perfetto. Siamo già 84 stack, non è male. Minchia, 84? Non è poco, cazzo. Pensavo di farne di meno con il primo giro di giungla. Già facciamo 260. Vabbè, noi accendiamolo così. Scusi, prendo un po' di stack, ne va a farmi. Va bene. Fiddlestick e bot avrà fatto questo? Sì. Quello non ha il flash in realtà. Quindi ci provo. Non ha nemmeno la W. Vabbè, diamogli un fastidio con la W. Vediamo che fa. Conta che per me sei l'unico che si merita i miei soldi. Addirittura. Non pago più la benemente a nessuno. Grazie, Angie. Questo perché reputo il tuo lavoro veramente fatto bene, soprattutto con passione. Ultimamente non sono stato in live, ma su YouTube seguo sempre per darti il mio piccolo contributo. Insieme alla sub qui. Dai, sempre il meglio di me. Grazie. Angie, grazie tante. Giri, seguo da un po' su YouTube. Ben arrivato Pelle, allora. Ben arrivato anche su Twitch. Come andare AFK questo Aurelion? Dovremmo lavorarci un po'. Allora, intanto Nidalee nemica è già 2-0. Bene. Hanno fatto il drago. Male, ma non troppo male. Ok? Non è un drago forte. Se ci arriva come anima quella Hextech che ci dà le ability haste è perfetto. Però dobbiamo arrivare. Altra cosa, forse sto sbagliando. Ma aspetta, ma siamo in ranked o siamo in normal? Io non mi ricordo mica cosa ho startato. Ma non me lo ricordo davvero. Cosa cazzo ho fatto? Boh. Perché se siamo in normal c'è più rischio che surrendi, ma se le cose vanno male. È normal. Ok. Vabbè, oh, se surrendono, ragazzi, la riproviamo in ranked. Perché giustamente una challenge del genere va bene in ranked. Dobbiamo far durare di più il game. Sono quelle uniche ranked che faccio. Cioè, ormai faccio 90% normal e 10% challenge del genere, ma veramente poco. Bellissime le frasi di Nasus. Mi ricordo quando lo giocavo. Ai tempi mi divertivano molto le sue frasi. Ok, perfetto. Prossima Q ed è mio. Eh sì, e mo non ci si muove più. È mio. Vengo bot. Forse no. Vado back. Porca troia, instant. Non ci credo. Dai, ha un HP, porca puttana. Vabbè, peccato. Prendiamoci le scarpe CDR e poi full CDR. Se riesco a comprare anche questo. Mannaggia, se l'avessi uccisa erano 600 gold.
Vabbè, vabbè, non fa niente. Ma mi state a prendere per il culo? Ah, Xai è pure DC. Yuminasus. Capita, fra. Don't worry. Possiamo farcela. Ma in realtà è bene che sia iniziata così. Sì, almeno arriviamo più late. Speriamo. Sì, ma se non ti piace uno streamer o pensi che faccia contenuti che non siano di tuo gusto, non ti abboni o non lo segui, non ha senso. Penso che alla fine non hai fatto niente di male e che fate bene rispondere. Ma infatti... io gli ho risposto e gli ho spiegato il mio pensiero e lui ha ritenuto che fossi ancora più cattivo. Ha detto, ah, stai a piangere. Buono. Molti altri streamer li avrebbero mandato a fanculo senza neanche una spiegazione, bannato. Io educatamente stavo anche parlando con lui mentre potevo fare d'altro. Però va bene. Sì, sì, ragazzi. Molti streamer che non mi piacciono e per questo motivo non li vado a guardare, non interagisco con loro, sarebbe un controsenso enorme. No, perché appunto questo ragazzo Zesti mi ha fatto la sub e poi dopo ho detto sta roba. È quello che è Gabri, non Mr. Gabri. Io non ho il sex, tengono anche uccidendo i campioni, solo farmando anche uccidendo i campioni, tipo questo Fiddlestick. Che ne dice? Io lo ammazzerei. Vabbè, vabbè, vabbè. Loi verrà a rompere il cazzo? No. Allora. Fizza il blu? Sì, fizza il blu. Bravo. Bravo Kevin. Fizza. Ah, top. So perché l'altro giorno si chiamava Kevin. Io direi che questo lo facciamo. Ok, ok. Intanto volevo... fare la Q. Cazzo, no. Fizza, non ti fidare troppo. Dino Prime, ma non mi fa banare, non ho soldi del canale, non ho idea. Ehi là, bello! Dai a Roma! Ehi! Un po' di stack, perfetto, abbiamo già 250 stack al minuto 11, sono buone. Scusi, passo di qua, non rompo il cazzo, giuro. Sono solo di passaggio, aspetta, aspetta, magari c'è il red? No, non c'è. Ma dove va? Boh, c'è uno che passa lì, che svolazza. Va bene, lo lasciamo stare. E vabbè. Volerà. Che cazzo sta succedendo? Tutto in chat, dai, continua il nostro inno. Non lo vuole fare. Allora, questo non sarebbe male. Tanto Fiddlestick ha capito che non può farmi niente. Quindi, anche se viene qua, lo smangolo. E poi non ha la ulti up, perché prima la stava usando. Là troverà un cosetto in meno. Qua dovrei cercare di ucciderlo io con la Q. Cosa fa? 292. E opla! Che succede in mid, eh? Hey, ciao. Mi sa che qua è da usare l'Herald. Quindi userò l'Herald. Dai Roma, dai Roma per sempre. Dai Roma, sì. Ciao Nice, grazie del follow. Aspettate però, forse posso fare First Tower? No. No, allora lo buttiamo qua. Tanto Aurelion se n'è andato. Roma, Roma, Roma. Cuore di sta città. Sta. Ok, hanno fatto... No, non c'è il Drago Hextech. Peccato, avrei voluto.
Devo smangolare io con la... Ok. Cos'è? Non riesco a muovermi! Cos'era sto body block? Dai, che cazzo è successo? Ci eravamo bloccati nel muro. Io e questo. Ma cos'è successo? Che bug. Eravamo in tre nello stesso pixel. No, Fizza 5-0. Però solo lui, ragazzi. Quindi forse non ce la carria. Vabbè, vabbè. Due lane perdenti comunque. Meglio che una. Quindi bene, bene. Socio in forma, ma non dovrebbe. Il signor socio qui sta formando troppo, non va bene. Quante stack devi arrivare? 2000, c'è scritto nel titolino. E la prima persona che vedo che il team va a 0-10. Sì, sì, io vorrei il team che va a 0-10, infatti. Ok, però adesso abbiamo un po' di cose da prendere. Allora, la Shojin ci dà più CD della Navori o no? Questo è il vero dilemma. Perché il Navori, ogni volta che faccio un attacco base, mi riduce ricarica del 12% di tutte le mie cose. E quindi insomma, comunque siamo a 369, quasi 400 stack in 16 minuti. E ovviamente andrà sempre più facile, perché ranked normal, ranked ho visto ranked, cazzo, effettivamente nessuno lo sa. Puoi chiedere a Xayah se è una ranked? Non sappiamo nemmeno noi cosa stiamo giocando. Comunque di CDR ne ho tanto. Aspetta che Yumi non ce ne fornisca. Sto cazzo di item in forma di gatto. Allora, secondo me non dovremmo fightare. O forse sì. Fightiamo solo se io uccido la gente. O un giorno facciamo una challenge. Non posso fare kill a meno che non faccio pentakill. Ok, non va bene. Qualcosa di sbagliato in quella challenge. Ok, uno l'abbiamo tolto. Ma no, Piz. Mi ha aiutato troppo. No. No, vedi, l'abbiamo. Mannaggia sto Piz 7-0. Vabbè, aspettiamo. Comunque è bello che queste cose qua mi danno stack. Questo è un ottimo. È un ottimo coso. Oh cazzo. Ma la torre da stack? Non lo so. Comunque sono a 400. 870. 1100 di danno. Ok. Mancano un po' di gold a questo. La torre da stack, ma nel dubbio sì, la spacchiamo. Ma ah, ti ha risposto o no? No, io devo staccare, non posso farle sui nemici. Ma vaffanculo, non posso morire, devo staccare. Perché? Ah. Vabbè, dopo andiamo. Brodoreggio, buonasera. C'eri già prima. Buonasera di nuovo. Sbilla che tardi devo staccare, sì. Bene, 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 bene. Aurelion sta prendendo un po' di piaga. Allora. Ora c'è il drago da fare.
No, non è morto di Q. Questo le dà le stack. Forza, forza, forza. Io smetto questo, che me ne frega il drago. Ok, sì, faccio il drago così. E non ho CD sulle cose. Cioè... Ok. Vabbè. Non dovevo ucciderli tutti, porca troia. Vabbè, fa niente, però ho fatto le stack, spero. 500, ok, ok. Let me stack! Minore 3. Minore 3, Speedy, grazie mille dei 2 mesi, bentornato. Grazie, grazie tante. Sì, sì, no, purtroppo se non avessi... Ma cosa succede? No, Eloy ha fatto tanto stack. Cioè, ha fatto tanto push. Cosa fai? Meno male che non me l'ha presa. Eloy non possono fermarle, i miei compagni. Benissimo, quindi la lasciamo lì. Io mi limito a farmare i minion così lei non vince... E i miei compagni non la fermano. A posto. Questa è un'ottima strategia, direi. Bravi, Loi, continua a star lì. Tu uccidi il mio team e io uccidi i tuoi minion. Siamo pari. Questo è l'accordo. È esplosa come una puttana. Mi piace come accordo. Eh sì, non sono bravi tutti. Vero. Però non sappiamo nemmeno se è una ranked o una normal. Report Fiddle. Why? No, non dimmi che è andato AFK. No, no, se è andato AFK sono triste. CDR, 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 questo è da CDR. Trolling. He took 2 drakes. He is good. Just stop flame him. Basta, il nemico è forte. 1300, ok. We take drakes. Esatto, si lavora come una squadra. No team. Vabbè. Però il jungler è lui. Com'è, il jungler si flamma solo? Aurelion è sparito, però vabbè. Le 100 stack sono troppo poche. Siamo già a finire il game. Cioè, basta finire il game. Tutti quanti, nemici, alleati, smettetela. Cosa prendiamo? Ma non ho il mitico, ma sono pazzo. Ma come faccio a non avere il mitico? Qual è il mitico che dà PC di possibile? Questo non è male. Perché questo ci rende più vivi. Quindi non moriamo. Però ci vuole un mitico da vita. Cioè da CD. Ah, questo ce ne dà 3, però è troppo poco 3. Però questo sarebbe utile. Allora, intanto prendiamo la spadina. Che tanto si può fare anche per la Draktar. E non è male, perché la Draktar ci dà 20 più 5. Questo ci dà 20 più 3. Vabbè, diciamo che perdiamo 2 per 4, perdiamo 8 di ability haste. Non è la fine del mondo. Oh, bellissima la botlane adesso. Oh, è diventata la mia lane preferita. Mi sa che quasi quasi... la stacco. Andrea, non so come aiutarti purtroppo per la sub. Di solito i passaggi sono quelli che probabilmente ti ha descritto la chat.
decisioni dell'unità. È un miraggio. Aia, mi sa che dopo poco dobbiamo intervenire e uccidere dei nemici. Puoi andare a mettere una ward al drago? I'm back, vieni. Anzi no. Questo lo posso fare. Ora c'è ancora più di questo, quindi non è male. Va bene, va bene, va bene. È impazzito questo Nasus. No, non l'ho staccato. Ho tirato un attacco base in più per sbaglio. ...780 stacca, troppo poche. Oh, questo ne dà tante? No! Sparito subito. Devo trovare le ward di Fiddlestick, quelle danno 12. Che sono dei champion. Di qua! Ma porca puttana! Sono andato dalla parte sbagliata. No! Eloy è forte, eh? Cattiva, cattiva, cattiva Eloy. Allora, iniziamo a comprare un mitico. Dai, facciamo questo alla fine, così abbiamo un po' di sustain, perché sennò... sennò siamo troppo squishy, un minimo dobbiamo essere forti. Allora, il mio record è stato 1600 stack, però adesso sono solo alla metà e volevo superarlo di 400, quindi arrivare a 2000. Vediamo come va. La Madonna in... Che cazzo è successo? Quanta gente è apparsa? Eravamo in tre, poi sono apparsi Fiddle e Eloy. Come deve fare per staccare? Devo uccidere le persone con le Q. Builda qualcosa da tank perché tu Leon di Moriran non potrà difenderti da solo. Mamma, Aurelion fa dei danni incredibili. Più che altro, Aurelion sì, è forte perché ti slowa, ti mette quella E e non ti muovi più. Infatti non è proprio il massimo fare questa challenge contro Aurelion, perché lui staccherà tantissimo. Ma perché Aatrox ha solo la cosa giusta? Beh, in questo modo la partita durerà di meno, perché se lui distrugge le torri... Di solito tutti quanti sbagliano e fanno tipo... Mi fa costato Leone di girarti su Aurelion. Ma non volevo girarmi su Aurelion, perché io volevo scappare. E nello scappare c'era Leona. Perché sapevo che se focussavo Aurelion arrivavano anche Eloy e l'altro. Però erano proprio lì di fianco. Mannaggia, non sono riuscito a staccarlo io. Vabbè, dai. Non it Aatrox, don't worry about it. Ma vaffanculo. Look how many towers sei tu con ready. Infatti, non devi farle. Cioè, lui sta facendo le torri. Proprio ha fatto una build anti-torri. E non era quello che volevo fare. Io non voglio che la partita duri così poco. Devo arrivare al minuto 50. Così da arrivare ad avere il doppio delle stack di adesso. Oh, cazzo. Bottarella un po' forte. Difende botta inibitor.
No, carretto. Questo, fagli del male, fagli del male, vai Xayah, credo in te. No. Troppo. Lasciate i nemici con poca vita. Io dopo faccio quello che volete. Hai rotto il cazzo. Anche tu. Zitta. 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 Mille stack. Ma porca puttana. Balenila è invulnerabile agli attacchi base. Che... vai vai Kue. Non ha fatto neanche un attacco, peccato. Nila è invulnerabile, ti counterà molto, lo so. Oh. Mannaggia, mannaggia. Nila mi counterà un bel po'. Inizia a comprare armatura solo per lei, però armatura e CD insieme. Cosa che dà armatura e CD insieme? È l'unico è questo, utile. È perché... anti-heal ci può stare anche quello. Mannaggia, mannaggia. Comunque quando giochi champ che si basano su autoattacchi trovi sempre un champ che ti counter. Sì, lo dicevo anche ieri, ho questa maledizione purtroppo. Ce n'è sempre uno. Jax, team è quello. Sì, anche le cose di Loi mi danno le stack. Infatti da questo punto di vista sono stato fortunato. Dall'altro punto di vista sono stato sfortunato e avrò ben trovato Nila. Vabbè, oh, una cosa positiva e una cosa negativa. Ci sta, si bilanciano. Forse la sfortuna maggiore in realtà è il fatto che hanno tanti CC. Leona. È brutto proprio. Leona è proprio brutta, sempre. Quello, vabbè, qualsiasi momento è brutta Leona. Infatti non mi lamenterò molto di Nila perché comunque abbiamo Eloy che mi aiuta un po'. È peggio Nila che avere Eloy che... tra le due cose. Guarda quanti CC, cazzo, non mi muovo più! Non so come sono vivo! Facciamo il Baron così non finiamo il game, ragazzi. Dai, dai, dai.
Appena ti finisce, mamma quanto godo. $8,000 gold, perfetto. No, oh, abbiamo l'Atrox che distrugge tutto. Mamma mia, lui è fierissimo di questa cosa. Ah, oh, io distruggo. Ma potevi non farlo. Brutto essere. No. 40 secondi al drago, questo lo dobbiamo prendere noi. No, you get space dig? No, questa cosa non mi piace. Scrivi Aatrox, we need you. Cioè, questo tizio qua vuole vincere. No, eh. Mi sono beccato l'unico stronzo che distrugge tutte le torri del gioco. Aatrox, Drake, or we lose it. No, perché Xayah si fa rubare da Leona? Oh. Perderemo il drago perché Aatrox non c'è. No, non ho preso l'oro, peccato. Vabbè, abbiamo vinto il game perché sì, perché abbiamo un Aatrox stronzo. Vabbè, è giusto che volesse vincere, ragazzi. Però che sfiga, proprio nella mia game, nel mio game doveva esserci sto qua. 1300 stack. Vabbè, peccato. Fa niente, raga, fa niente. E tipo Aatrox che vuole vincere il game. Vabbè, è stato il villain della partita. Eravamo in ranked, cazzo. Ok, forse per quello che voleva vincere. Pensavo di aver startato normal e invece abbiamo fatto ranked. Eravamo tutti un po' confusi, troppo bordello prima del game, peccato. E vabbè, ci riproviamo un'altra volta. Ora potremmo fare un'altra stack challenge. Kindred. Che ne dite di Kindred?